Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Clash Royale. L'ultima volta è stato un video un po' confuso, ma in realtà io sto continuando a registrare da quel giorno, da ieri, perché mi sono ritrovato su Clash Royale a shoppare 110 euro. Ho fatto un piccolo chest opening, abbiamo sbloccato due carte che non mi ero accorto neanche fossero uscite. Fra 16 giorni, 15 giorni ve lo faccio vedere, ne esce un'altra dove speriamo di trovarla, quindi faremo anche qua un chest opening. E oggi li voglio andare a provare, ed eccole qua. La prima è il cacciatore di livello 5, la seconda è la scaricuccioli. Che cazzo di nome? Li andiamo a provare, che dite? Mi raccomando, subito un bel pollice in su per supportare il vostro Ciccio Gamer 89. Io zitto zitto, quatto quatto. Andiamo qua, che buono tutti, il domatore. No, no, che cacchio, che no, sei... Allora, sai che c'è? Tanto ci stiamo, no? Stiamo con chi... No, ma che cazzo, Ma contro uno del clan? Bene. Contro uno del clan, ci sta. Ma hanno cambiato anche le torri, cioè hanno cambiato un poco tutto. Cioè, perché da quello che mi sembra a me... Mi sembra che abbiano cambiato un po' tutto, così posso dire. Vabbè, andiamolo a provare, perché vi dico, non... Ah, che carino. Vedi che carino? Cioè, quindi da vicino fa più danni, da lontano fa meno danni. Questi qua sono fissi o camminano? No, camminano. Ok. E lui sta completamente fermo. Non ho ben capito perché si sia fermato, sinceramente. Poi non ho capito se... L'ho cercata fra clan o meno, me lo ricorderete voi, perché io non mi ricordo. Però è carino. Cioè, l'abbiamo massacrato. Cioè, nel senso, no? Quelli con le scariche ma fermano anche la roba. Cioè, la scintilla la fermano. Perché se chiama... Sì, tra l'altro era nel clan. Beh, bello, hai giocato, mi ha fatto piacere. Allora, no, questo c'è da capirlo, no? Se loro fermano tutte queste robe qua. Voi sicuramente siete molto più informati di me. E io ti faccio GG, bella Panteras o Panteras dei Botteco Royale. Un saluto a te e tutto il tuo clan se mi conoscete. Se non mi conoscete andate a fanculo. Forse una tecnica che già abbiamo visto. Questi però contro le unità, cioè contro tante unità, dovrebbero fare un male abissale. Sì, comunque mi sembra che ferma. Cioè, che loro, le scintille, queste, io le chiamo le scintilline, mi sembra che fermano. Cioè, che fanno pochissimi danni, vabbè, perché ce l'ho bassissime. Tutto quello che vi pare, eh. Tutto quello che vi pare, ve lo dico, ve lo ripeto. Vedi che non so se mi è rimasto pure in vita zio Franco qua. Si è chiamato zio Franco per gli amici in questo preciso istante. E calcolate che sto giocando con delle carte di livello bassissimo. Cioè, se io faccio così... Eh sì, me lo bloccano. Ci ho preso un sacco di schiaffi, per carità, perché volevo capire un attimo le dinamiche, perché comunque, raga, se prendiamo un giro, non è che ho sti grandi cartoni che posso permettermi di vincerla così facile. Non è che, cioè, anzi, vi dirò che stiamo messi pure nella cacca, secondo me. Se se può di, ma se può di... Non è che non se può di. Quindi andiamo a fare... da vicino fa dei danni perché è normale. Perché comunque da tutte le shot se le becca un'unica persona, no? Tutti i danni. Vabbè, torre è andata giù. Anche io che ho buttato male, sinceramente. Sapete che... Cioè, devo capire un paio di cose. Devo capire, assolutamente. Poi magari il deck non andrà bene. C'ho l'overtime per recuperare. Però sono molto spiazzato da tutta questa freschezza in questo gioco, no? Sono molto, 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 molto spiazzato, sinceramente. Ok, per fortuna qua si continua a far danni pesantissimi. Meno male che mi ricordo ancora un po' come si gioca. Almeno quello è una soddisfazione. Dai, tu buttamelo giù senza... Mi devi buttare giù quella torre, perché sennò ti devi carci in faccia. Non è quello il problema. Lui ha buttato la roba a destra. Io posso fare così e dovrei far tanti danni, ipoteticamente, no?
ipoteticamente dovrei fare tanti danni. Cosa che sì, mi sono difeso non così egregiamente, perché comunque lui c'ha roba che dà problemi, effettivamente dà diversi problemi. Però secondo me, se c'ho un po' di fortuna, riesco a difendermi abbastanza bene. Non so nell'attacco effettivamente come. Guarda i danni che fa, oh, porca miseria. Un sacco di danni, raga. Ma veramente tanti. Sicuramente, cioè, non credo che nessuno di noi due possa vincere in questo preciso istante. Mi potrei sbagliare. Vediamo un po' se mi ricordo ancora qualcosa di sto gioco. Qualcosina mi ricordo. Lui, i domatori l'hanno nerfato, ma come vedo è stra utilizzato. Wow, siamo saliti, di questo ne sono contentissimo. Io in realtà procederei così, anche se non è che quelli mi hanno fatto impazzire proprio a livello mondiale sti goblettini. Però il deck gira abbastanza bene, carine le carte, niente da dire su ste carte. Lui è molto forte secondo me. Anche loro, però queste costano 4, cioè fammene costare 3, perché me le dovresti mettere a 4, non ho capito. No? Allora, se c'ho fortuna, non c'ho abbastanza fortuna, secondo me. Però, ripeto, noi se potremmo fare i grandissimi cacchi nostra, ma proprio quelli grandi, hai capito come? Dici, mamma mia, quanti cacchi te fai. Lo so, ma faccio un sacco di cacchi. Ok, facciamo così loro mi rimangono attive il più possibile. Vedete che comunque mi fanno... mamma mia, se te lo bloccano però, eh. Cioè, te lo bloccano anche male, se è per quello. Ok. Non mi arriva sotto torre, per fortuna. Ripeto, il domatore, raga, domatore è una carta che secondo me sta rovinando e ha rovinato e continuerà a rovinare questo gioco. Perché io non posso fare tre partite e tre partite tutti quanti hanno il domatore. Cari sviluppatori, no? Siete furbi che fate carte nuove, volete far spendere i soldi alla gente. Siamo tutti d'accordo, è il lavoro vostro, è il gioco, non è un pay to win al 100%. Però, ma se mannaggia la puttana, uno vi dice, oh, sto domatore ci ha rotto le schiatole, ma dà un po' retta a chi gioca tutti i giorni a sto gioco. No, eh? No. Vabbè, io dico sempre la mia, poi magari la sbaglio. Però non so, sono sempre cose mie. A loro non sparano, vedi, io ero sicuro, convintissimo che loro sparassero. Lui, vedi, mi fa danni ad aria, cioè sia sopra sia sotto. Questo secondo me lo nerferanno, perché credo che sia leggermente troppo. Ok, quindi andiamo a buttare questo qua. Non voglio caricare troppa roba, anche se lui tende a volermi far buttare tutto quanto. Siamo andati un po' sopra di Elisir, questo mi fa piacere. Non mi sembra che lui abbia carte tipo tronco, tipo cose, no? Poi comunque, come vedete, il mio deck è abbastanza poco costoso, quindi le hit arrivano e anche belle fresche. Certo, lui c'ha quello che pulisce tutto con delicatezza. Non c'ha la tronco, ma c'aveva quello. Vi devo dire che sono piacevoli da giocare, assolutamente. Il problema è sempre quello. Se voglio giocare con queste carte per i video, mi tocca spendere un sacco di soldi. Cioè, famose due conti. O famo una colletta per uno e mettiamo 5 euro per uno e mettiamo un 500. Mi mandate 500 donazioni da 5 euro, che potete farlo nelle live.
vi mettete d'accordo. Allora, famo finta che sto profilo ce l'avevamo tutti. Giochiamo, cioè io gioco, voi guardate. E io vi porto i video che le carte nuove. Cioè, mettiamoci d'accordo, perché a me da spendere altri soldi, e non spesi tanti, non si parla di 10.000 euro, non me va più. Mi facesse 350.000 visite a video, allora lo farei pure, no? Capite? Quindi o vi mettete d'accordo qua sotto nei commenti, o namo venerdì donamo un 500, 5 euro a Ciccio Gamer 89 su PayPal, io appena li vedo su PayPal, bam, tutti su Clash Royale, decidete, cioè nel senso, ragazzi, non, capito, farò un chest opening, ma... Signori, spero che il video vi sia piaciuto, se fosse così mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi, al prossimo appuntamento, il vostro Ciccio Gamer 89, ciao ciao.